A questo punto ti starei chiedendo come posso fare in modo che il mio dritto succeda, che il mio dritto accada? Se non ho mai giocato a tennis o non ho mai colpito una palla, posso riuscire ugualmente a giocare senza che nessuno mi dica come farlo? La risposta è semplice: se il tuo corpo sa già come si gioca il dritto, allora lascia che succeda. Se invece non sa proprio come si gioca un dritto, allora lascia che impari. Le informazioni che il Sei2 ci dà sono fornite da dei dati che ha immagazzinato nella memoria per esperienze vissute o per immagini viste direttamente da altre persone. Per esempio, un tennista che non ha mai impugnato una racchetta in tutta la sua vita dovrà colpire prima liberamente una serie di palline, prima che il suo Sei2 dia delle informazioni corrette sulla distanza giusta per poter colpire la palla. Ma ogni volta che colpisci una pallina, il Sei2 immagazzina delle informazioni preziosissime che poi riutilizzerà in futuro. Mentre ti alleni, il Sei2 amplifica, affina ed immagazzina nella memoria i risultati delle azioni motorie che hai appena compiuto. Per esempio, per colpire un dritto, sta calcolando, oppure ha già calcolato l'altezza giusta per impattare la palla, la distanza corretta, dove mettere la pallina, diagonale o lungolinea. Ha calcolato addirittura il grado di concentrazione o di attenzione ottimale per ciascun colpo. Pertanto, per un principiante è importantissimo non darsi troppe indicazioni costanti, ma riuscire ad apprendere in maniera del tutto naturale e spontanea. I risultati sono sorprendenti. A proposito di questo discorso, mi ricordo quando da juniores andavo a Roma a vedere gli internazionali di tennis. Mi mettevo in qualsiasi posizione, vedevo qualsiasi sfumatura, qualsiasi dettaglio dei movimenti di questi grandissimi campioni e con tanta tanta passione riuscivo ad apprendere, ad immagazzinare. Quando tornavo nel mio circolo, giocavo con talmente tanta determinazione, energia, grinta, entusiasmo e anche ritmo dal punto di vista tecnico, tattico e fisico, che erano sorprendenti, era il momento migliore dell'anno nel quale giocavo meglio. Ma come ci riuscivo? Non avevo davanti a me in quella settimana dei maestri che mi avessero illuminato sugli aspetti più importanti del tennis, eppure avevo assorbito le immagini di questi giocatori, avevo carpito tutti i loro segreti semplicemente vedendoli giocare. Tali immagini bypassano direttamente l'ego e nutrono l'anima, la mente e il corpo. Tornato in campo, sentivo quello che dovevo fare per imitare quelle immagini e di conseguenza lo facevo e basta. Molte volte mi venivano dei colpi straordinari e nemmeno io sapevo come avevo fatto. La maggior parte delle persone che imparano a giocare a tennis con delle indicazioni verbali, invece, saprebbero spiegarti dettagliatamente come si colpisce una palla, ma non sanno come farlo. Per il Sei2 l'immagine vale più di 1000 parole. Impara vedendo gli altri come fare un determinato tipo di colpo e riproducendolo fedelmente nel suo stesso movimento. L'invito all'azione che voglio darti oggi è quello di osservare con attenzione una partita di tennis di professionistico maschile o femminile, a tuo piacimento. Osserva però solamente un giocatore e non guardare la pallina, solamente il movimento dei piedi, la tecnica di quel determinato giocatore. Insomma, curalo nei minimi dettagli. Vedrai che assorbendo le immagini di quel determinato giocatore, in campo tu stesso ti sentirai subito meglio. Bene, anche per oggi siamo arrivati al termine di questa puntata Mental Tennis Coaching. Se anche il video di oggi ti è piaciuto, io ti invito a commentare qui sotto, a mettere un'emozione, un mi piace all'interno di questo post e a condividerlo con i tuoi amici. Inoltre ti invito anche a visitare il mio canale YouTube Tennis Winner Game, dove ci sono tantissimi video che possono realmente aiutarti nel migliorare il tuo tennis. Io come tutti i giorni ti auguro una meravigliosa giornata, un caloroso abbraccio qua da Tiziano, ci vediamo domani col 12° video Mental Tennis Coaching e come sempre, play tennis with passion. Ciao!